la bellezza di quello che la terra, anzi i boschi, ci regalano. Io ve la racconto oggi, se Dio vuole, con il nostro Moreno Cardone. Salve a tutti. Senti, buongiorno. Moreno, prima di andarcene in pubblicità, dimmi solo questo: qual è l'ingrediente principe di questa mattina? I funghi. Preparatevi, aprite il frigorifero, anche se non si conservano in frigorifero. Non si conservano in frigorifero. Pubblicità. 7:53, 5 secondi, Moreno Cardone. Eccomi. È la cucina delle mamme, delle nonne, la cucina buona della Maremma, quella che fa riferimento ai prodotti del momento. Il momento, da adesso è la stagione dei funghi, i nostri funghi dei nostri boschi. Fantastici. Che sono fantastici. Vi dico che cosa. Ecco qua, grazie regia che me l'ha inquadrati. Poi un po' me li devi spiegare. Allora, facciamo due ricette oggi. La prima è la zuppa. Il pranzo ve lo risolviamo noi. Grafica immediatamente, così noi che siamo bravi a prendere nota. 500 grammi di funghi misti. 10 grammi di porcini secchi. Questa poi me la devi spiegare. Mezza carota, mezza cipolla, una costa di sedano, olio extravergine d'oliva, sale e pepe, un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Perché ti dico? Ma te mi porti sto ben di Dio di funghi che hai fatto ieri. Esatto. Spieghiamoli un attimo. Allora, qui abbiamo praticamente dei porcini. Sì, quelli li riconosco. Leccini, giallarelli, abbiamo i finferli. I giallarelli sarebbero i... Sì, i cantarelli vengono i cantarelli, chiamati, bravo, cantarelli, i gallinacci. Questi qua sono i finferli. Quanto sono belli. Questi qua sono i paonazzi, detti anche lardaioli, ordinali grigi. Ordinali cilimballi, ordinali chiari e trombette di morto. Cioè, vi rendete conto di quello che ha portato? Allora ti faccio una domanda. Ma questa è la cosa bella, è quando arrivai a cercare. Perché te sei andato ieri a farli? Sì, sono andato ieri. E poi dopo mi ci metti i funghi secchi vicino. Fammi perché capire. No, perché praticamente il discorso per fare un'ottima zuppa di funghi, perché ci vuole il porcino secco? Perché il porcino secco con il brodo vegetale caldo rinviene e dà questo profumo, questa intensità e va a completare la zuppa. Allora, quindi mi stai dicendo che la cipolla, la carota, il sedano me l'hai presi per fare il brodo. Quindi, dimmi le varie tappe. Ho fatto, iniziamo. Come ho fatto? Il brodo vegetale. Benissimo. Ho fatto. Intanto ci siamo. Poi carota. Si prende i porcini secchi, come abbiamo detto, sì, e mettiamo un po' di brodo vegetale nei porcini secchi, sì, per farli rinvenire. Questa è una cosa molto importante da fare. Quindi non nell'acqua, attenzione. Brodo vegetale. Brodo vegetale. A questo punto noi si prende il nostro olio. Bene. E andiamo a fare il soffritto. Andiamo a fare. Soffrittino. Facciamo il soffrittino leggero di carota, cipolla e sedano, una cosa molto leggera. Non c'è messo, cioè ci ha messo la cipolla, quindi ovviamente non ci va l'aglio. No, l'aglio assolutamente ma no. Ma tu nei funghi ci metti l'aglio o nella cipolla? No, l'aglio se uno vuole lo può mettere nei funghi quando le fai sotto olio, uno spicchio di aglio lo puoi mettere, ma soltanto a fine lavoro praticamente, quando le metti quindi nell'olio. Quindi non a fare il soffrittino no, iniziale. No, assolutamente no. Allora, spiegami tutto, Moreno. Qui sto tagliando cipolla, carota e sedano. Bene. Questo per metterli... Questo per andare a fare il nostro soffritto leggero per la zuppa. Quindi, attenzione, noi li utilizziamo sia per fare il brodetto che abbiamo detto, utilizzeremo per ammorbidire i porcini secchi. Ma anche per andare poi a proseguire con il... Esatto, per la cottura della zuppa. Della zuppa, che certo, per fare il nostro soffrittino. Il nostro soffritto lo mettiamo a fare. Che è proprio leggero, leggero, eh? Quindi sì, sì, una cosa leggerissima, non deve essere aggressiva, assolutamente. E poi, caro mio Moreno, la seccatura un po' dei funghi è il discorso della pulizia. E qui andiamo. È vero. E qui voglio vedere il maestro. Allora, che qui cosa praticamente sa. Cosa facciamo? I funghi non vanno lavati, i funghi ecco, praticamente si puliscono. Sì, guardate. Okay. Gli si dà una raschiatina. Bene. I paonazzi vanno spellati leggermente. Perché? Se lasciassimo la bolla... Apparentemente la pelle del paonazzo è un po' viscosa, non verrebbe bene. Ah, ecco. Si fa questo passaggio qui. Te vedi? E basta. Questo passaggio è l'unico passaggio che va fatto per la pulizia del fungo. Quindi noi abbiamo detto, più ne abbiamo di tipi, più... Sì, più. Senti, facciamo finta che le nostre signore... Facciamo finta, in realtà le signore poi si incuriosiscono e vanno al mercato a comprare. Quelli là, insomma, te c'hai il bosco e sei andato a farli. Se io sto in città, che cosa mi prendo? Intanto te giro un attimo lì. Per fare una bella zuppa... te continua, vai, vai. Sì, per fare una bella zuppa, intanto con più i funghi sono vari e meglio è. Certo, c'è da dire una cosa. Lo champignon, per esempio, non è un fungo ecco, indicato per fare una zuppa. Quello proprio per la zuppa lo non è cosa. No, non è proprio, non è assolutamente indicato. Quelli che non possono mancare quali sono? Che uno va dal negozio e dice beh, voglio. Diciamo al negozio si possono comprare le orcelle, quelle coltivate. Si orcelle comprare, coltivate? Sì, i pioppini si possono bene comprare. E i porcini si possono trovare tranquillamente. Gli altri funghi, questi invernali,
diciamo che da noi in Maremma si trovano, perché comunque sia, a parte chi le va a fare come nel caso mio, ma si trovano anche nei banchi del mercato, perché ci sono qualche negozio che ha le concessioni per poter vendere anche questi. Però ovviamente invernali. Altrimenti ci arrangiamo, però altrimenti l'importante è che insomma lo champignon proprio non c'ha pizza. Poi c'è pizza. Una variante che viene fatta della zuppa di funghi dove ci vengono messi anche i fagioli. Non è il caso nostro. Sì, in alcuni casi vengono messi anche i fagioli. In questo caso non lo facciamo. Perché non è più tradizione toscana più di tanto. Senti, no. Tu nel tuo... Posso chiedere una cosa? Ma l'avete visto il bracciale fatto con le forchette? No, vabbè, ma questa cosa mi fa impazzire. Ma è bellissimo! Il bracciale fatto con le forchette, non l'avevo visto! Meraviglioso! Questo bracciale praticamente è un bracciale che viene dato da un'azienda che fa roba per ristorazione, Casolaro, e quando uno chef entra a far parte per esempio del contesto Michelin, cosa c'è una sorta di stellina, sì. Ho capito già. E praticamente c'è il nome direttamente, perché sono personalizzati. Già. Senti Moreno, che vuoi, che te li tagli io? Adesso andiamo a metterli. No, tu li metti interi? No, li mettiamo tagliati. Spaccati molto intanto piccoli andiamo. Oppure... No, abbastanza. Intanto e mettiamo il brodo. Benissimo, benissimo. Senti, a livello di tempi... Per fare un conto a casa, una buona zuppa di funghi alla maremmana. Una ventina di minuti. Mamma mia, ma è una roba che si può fare proprio veramente appena si torna dal lavoro. Una cosa importante, questa variante, praticamente, perché il fungo cerco di tenerlo abbastanza grossolano? Perché praticamente se si va a tritare troppo, il fungo viene tipo da crostino. Certo. Invece in questo modo qui a cucchiaio... Viene morso molto interessante. Senti, tutti i funghi hanno lo stesso tipo di cottura, tempo di cottura, oppure c'è qualcuno che dobbiamo mettere un po' prima? No, questi funghi qua hanno tutti quanti occhi, lo stesso tempo di cottura hanno. Tra l'altro è un fungo solido questo qua, è un fungo quello molto croccante. Quello che rimane una sigarella, quanto esatto, mi piace. Non è un fungo, ecco perché ti dicevo, per esempio, un fungo come lo champignon non è indicato, a parte perché gli mancano i profumi che sono fondamentali. Certo. Ma poi diciamo anche che è un fungo che va a sparsi. Si spappola. Intanto ogni tanto se mi rimettete la grafica, lo dico perché si fosse messo in ascolto soltanto adesso, stiamo facendo una zuppa di funghi alla maremmana con il nostro Moreno Cardone che sta riempendo di profumi, di buono, intanto c'è mamma lì che ti guarda e non ve la posso far vedere che finalmente me l'hai portata, perché mamma e nonna hanno avuto un ruolo importantissimo. Beh, diciamo, nella tua formazione. La mia formazione intanto viene veramente dalla mia mamma, perché io da piccolino guardavo la mia mamma che cucinava, rimanevo affascinato. E te pensi, io come tanti anni fa, perché ho una certa età... Si capirai? Sì, capirai, fidati. Va bene. Mi sa che sono più vecchia io, ti ho detto tutto. No, casomai siamo diversamente giovani. Io lo amo quest'uomo! Oh, sono diversamente giovane. Allora, mentre noi continuiamo a far qua, ci mettiamo un po' più di brodetto, che ora, dici? Andiamo a mettere, però adesso a questo punto, vedi? Perché adesso la mia Alessandra Petitta mi ha messo, prima mi mette calma, ma mi mette fretta. Dai, ti do una mano. Vai, e qui ci siamo. Andiamo ci a siamo. Mettere i nostri funghi essiccati. Quindi stesso tempo che abbiamo fatto riso morbidi. Sì, c'hai ragione. Serve un profumo diverso, bellissimo. Riempiamo con il nostro brodo. Un cucchiaino di pomodoro. Come si chiama questa? Concentrato di pomodoro. E andiamo a mandare. E mandiamo qui, abbiamo detto tempo massimo 20 minuti. Esatto. Ma noi mica ci fermiamo qua, vi facciamo una cosa per cui io sono pazza, ma che devo dire, non faccio più, perché la mia mamma aveva paura dell'alterazione dei prodotti sott'olio. Allora, funghi sott'olio, grafica per favore, mentre il mio Moreno continua a girare. E allora, sentite qui. Funghi paonazzi, olio di semi, aceto di vino, vino bianco, aglio, rosmarino, sale, pepe nero in grani. La ricetta intanto è facilissima. Vedete questa zuppa di funghi meravigliosa che comincia ad andare allora, a bollore. E prepariamo i funghi sott'olio. Dimmi. Funghi sott'olio. Vino bianco. Vino bianco. In proporzione ed aceto, alla pari. Ma te non mi hai messo però le dosi? 50 e 50. Quindi, e fammi capire, se io faccio un chilo di funghi freschi... Fai conto mezzo litro di vino bianco e mezzo litro di aceto. Benissimo. Un pizzico di sale. Ma tu adesso lo accendi, vero? Quindi ci sono i vapori del vino. Certo. Ma avevate avvisato che c'erano i vapori del vino. Lucia allora. Mantieni e l'aplomb, voi sapete che io so un grado di astemia totale, ma soprattutto... Allora, come ti dicevo prima... Se do i numeri mi correggi tu. Ti correggo. Vai, come ti dicevo prima, si spellano, paonazzi. Che vanno tolti la pellecchia. Sì.
Soltanto nel discorso del paonazzo va fatto questo lavoro. In questo caso si fanno i funghi sott'olio, ma facciamo solo il paonazzo. Come dice. E perché mi metti solo una varietà? Perché è un fatto proprio di. Questo per il discorso, perché comunque quando le metti in olio hanno le cotture diverse, le consistenze diverse. Bravo. E comunque per dargli i suoi profumi. E questo mi sembra pure giusto. Io intanto l'ho fatto alla mia maniera. Tolgo soltanto questa parte qui perché giustamente deve. Abbiamo detto, questo lo mettiamo così. Gli faccio un bagnettino, va bene così? Così. Uno shaker qua dentro, va bene? Una shakeratina. E poi dopo, come dici te, la mettiamo pronta per fare. Esatto. Io ti giro pure un po' la gira zuppa. Gira un po' la zuppa per cortesia. Senti, dimmi una cosa, a parte gli scherzi. Dimmi. La conserva sott'olio è una cosa molto. Posso sentire un attimo? C'è manca il sale qua però, eh? Ma infatti... Ce lo mettiamo tutto. Alla fine? Ce lo mettiamo dopo, perché mettiamo si rischia praticamente nell'evaporazione e poi ti rende il prodotto troppo salato. C'hai ragione pure te. Senti una cosa, per stare tranquilli con la conserva sott'olio, dammi le dritte giuste. Il vino e l'aceto insieme stanno bollendo... Il nostro Moreno sta introducendo questi... Facciamo a pezzettoni i nostri a funghi. A pezzettoni, bravo. Non c'è qui da farli, vero... troppo piccoli, precisi. No, perché sennò poi dopo quando vai a tirarli su non ti rimane il morso, non ti rimane. Il sale non me l'hai messo manco qui, vero? Non c'è bisogno di l'ho metterlo. L'ho messo un pochino di sale e l'ho messo nella bottura. Ok, questo me lo perché devi dire perché sennò mi dimentico. Saporire. Senti una cosa, un barattolino fatto come Dio comanda di funghi sott'olio. Sì. Quanto tempo lo possiamo conservare dal momento in cui l'abbiamo aperto? Allora, dal momento che l'abbiamo aperto, entro 3-4 giorni va conservato, basta, va consumato. Lo mettiamo in frigo, vero? Sì, sì. Allora. A questo punto. Dite un po' che mi piace un sacco questa cosa. Rosmarino. Allora, guardate, posso dire una cosa? Mi vieni qua che voglio far vedere bene con calma. Ripeto brevemente, stiamo dando un bollore in vino e aceto ai nostri funghi. Prepariamo il nostro barattolino. Esatto. Allora, il barattolino piccolino, perché abbiamo detto che poi vanno consumati. Dimmi un Perfetto. Po', cosa mi combini? Rosmarino. Rosmarino sotto. Pepe. Pepe. Bellissimo. I nostri funghi praticamente... Quanto tempo devono bollire? Devono bollire 3-4 minuti. 3-4 minuti, se no mi si fanno troppo morbidi. Hanno trovato il bollore. Benissimo. Si vanno a mettere in un panno. Quindi li dobbiamo tenere bene asciutti. Sì. Perfetto. Vengono tamponati. Tamponati per bene. Li tamponiamo ben bene. Dai. E guarda, questa è poesia, Dai che ti guardo. A mettere qua. Bei tempi. Perché devono restare rosicarella, Perché mica li dobbiamo fare spappolati, No, assolutamente, deve rimanere morso. Senti, rimanere. Ma perché mi ci metti l'olio? Ho letto bene che c'era l'olio... Certo. L'olio... L'olio di semi? Rigorosamente l'olio di semi. Perché? Perché vengono meglio, non si mette mai l'olio di... L'olio extravergine d'oliva quando si va a fare quando si va a conservare. Un olio di extravergine, tu c'hai una preferenza? Diventerebbe troppo aggressivo. Preferibilmente sarebbe sempre quello di arachidi. Arachidi? Oh no, ci devi dire tutti questi segreti. Senti, deve essere ben pigiato, vero? Come vedi, le vado a ripigiare un Assolutamente, attimino. Con le mani come ci piace a noi. Senti, ma tu l'aglietto non me lo metti, no? No, io non ce lo metto, perché l'aglio è una cosa molto personale, non a tutti piace. Si vanno a coprire per bene. Sai, sono un po' più terrona di te, capito? Noi abbiamo i nirpini, almeno, che mi hanno drogato un pizzico i funghi. Di pepe. Proprio i funghi degli irpini, loro ci mettono più aglio, devo dire la verità. Il pepe ce l'abbiamo messo così e il rosmarino. Che rosmarino. Bella questa cosa. Senti, ma devono essere riempiti fino all'orlo. Dimmi tutti sti segreti. Eccolo qua. Il nostro fungo sott'olio è pronto. Sì, ma non lo metti a bagnomaria, no? Assolutamente no. È bellissimo. Senti, questi funghi fatti così sono così buoni che io li farei anche all'insalata. Li puoi mangiare anche così all'insalata. Allora, se vi avanzano nel barattolo questi funghi che abbiamo bollito nell'aceto e nel vino... Poi... Sono buonissimi. Passiamo alla nostra zuppa. Anche un po' forte il vino, non l'avevo notato, questo me lo Come sono mangiato. Come ben vedi la zuppa ha tutti i suoi colori, tu Guardate senti che qui. Profumi che ha. Senti, ma un goccino d'olio adesso me lo metti? Adesso andiamo a mettere una fetta di pane tostato. Ragazzi, questa andiamo è la maremma. Andiamo a prendere il rosmarino. Questa è la maremma. No, un filo d'olio. E questa è pura poesia. Moreno, aspetta un attimo, la voglio far vedere. Questa è poesia vera, assoluta, guardate qua. Ma in quanto tempo ci abbiamo messo? 12 minuti, mi sembra, per far due ricette. Sì, 12-13 minuti. Magari questa si può anche mandarla a un altro po' di cottura. Però diciamo che ci siamo nella tempistica. Che cosa sei? Sei la semplicità, la stagionalità, sei la vita buona portata. Nel vero senso della parola, a tutti. La tua mamma ha fatto una cosa veramente buona con te. Veramente buona. Moreno, grazie. Grazie a voi. Grazie.